Telenova Giornale. Ragusa, 1,5 chili di canapa nascosta nella stanza del figlio. Arrestato un ragusano di 51 anni, custodiva la droga in casa. L'uomo faceva lavori saltuari. Individuato pirata della strada da Cate, denunciato l'uomo che investì la bimba. Per sfuggire ad un controllo dei carabinieri, il trentenne aveva travolto una bambina di 5 anni. Coppa Italia, il Ragusa Calcio supera il turno. Ancora un arresto a Ragusa per coltivazione e spaccio di marijuana. In manette è finito R, ragusano di 51 anni. L'operazione è stata messa a segno dal personale della squadra volante diretta dal commissario capo Antonio Ciavola. L'arrestato conduceva una vita del tutto modesta, effettuando vari lavori e saltuariamente. Le indagini sono in corso perché il sequestro che è stato effettuato è un sequestro ingente, l'attività sicuramente non era solo quella legata a un traffico senza stupefacenti fra alcuni giovani, ma si ipotizza appunto ci sia qualcosa appunto diciamo di più grosso. E nella flagranza appunto abbiamo sorpreso l'arrestato di oggi appunto con una vera e propria coltivazione a livello diciamo professionale all'interno dell'abitazione, adibita proprio una delle stanze, adibita proprio alla coltivazione in serra diciamo. Sì, un fenomeno in crescita perché neanche 10 giorni fa avevamo comunque sorpreso 2 giovani ragusani minori d'età, come ben sapete, che coltivavano nel terrazzo di casa. In questo caso c'è invece una vera e propria professionalità del soggetto, anche perché è stato appunto riscontrato la vendita appunto ad alcuni acquirenti che sono stati da noi sentiti come persone informate sui fatti. È stato individuato il pirata della strada che martedì sera, mentre percorreva la via Umberto da Cate alla guida di un motoveicolo tipo quad privo di targhe di copertura assicurativa, per evitare il controllo da parte di una pattuglia dei carabinieri, aveva cambiato direzione allontanandosi velocemente e nei pressi di Piazza Libertà aveva investito una bambina di 5 anni, residente da Cate. L'uomo aveva omesso di fermarsi e di prestare soccorso alla piccola. A seguito di questo evento, la bambina era stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Zuzzardi di Vittoria, dove è stata giudicata guaribile in 6 giorni per trauma cranico. Le indagini condotte alla stazione dei carabinieri di Cate hanno permesso di individuare questo trentenne residente da Cate, bracciante agricolo incensurato, che è stato deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali colpose, di fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone. Inoltre gli sono state elevate le contravvenzioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa e mancato uso del casco protettivo e gli è stato sequestrato il mezzo con la successiva confisca, nonché ritirata la patente di guida. Un altro arresto per droga è stato fatto ieri sera dai carabinieri della stazione di Comiso al termine di un servizio di controllo per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un tunisino, Bekir Ben Abdsalem, domiciliato a Santa Croce Camerina, pregiudicato. A seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, che è situata nella frazione di Punta Braccetto, esattamente in contrada Torre di Mezzo, l'uomo è stato trovato in possesso di svariate stecchette di dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, già sezionate e pronte per lo spaccio, del peso complessivo di 13,0 grammi e con la somma di 15 euro che è stata rinvenuta all'interno dei suoi pantaloni. Si chiude con un bilancio positivo la 5ª edizione della rassegna teatrale Tano Rizzo a Santa Croce Camerina. 3 le compagnie teatrali che hanno animato Piazza del Mercato Vecchio. Colgo l'occasione per ringraziare intanto tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato questa possibilità di fare la 5ª rassegna Tano Rizzo. Ogni anno noi ripeteremo appunto in memoria di Tano Rizzo. Un nuovo anno per me insieme alla compagnia teatrale Alumera di Santa Croce Camerina. Siamo arrivati alla 5ª edizione della rassegna teatrale dedicata a Tano Rizzo. Ultima serata, ancora un successo. Abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo avuto la Giara di Giarratana, abbiamo avuto l'Allegro Palcoscenico di Pozzallo. Stasera abbiamo il tripudio, anche il tripudio di presenze, grazie alla nuova commedia Uconcia della Alumera. Grazie per essere così numerosi in nostra compagnia. Sì.
siamo arrivati all'ultimo appuntamento. Questa rassegna teatrale dedicata a Tano Rizzo ci sta ricompensando noi e soprattutto gli attori per la grande presenza di pubblico, e ritengo che sia un'esperienza bellissima, perché il teatro è cultura, è socializzazione, esprime veramente l'animo di noi camarinensi per la vicinanza che stiamo dimostrando per questo evento. Anche questa sera, come possiamo ben vedere, la gente ha apprezzato moltissimo questa iniziativa. Queste sono le iniziative che noi porteremo avanti come amministrazione, ed è molto importante perché, come dicevo ieri sera, la cultura è il sale della vita, e quindi noi contribuiremo assieme a questi bravissimi ragazzi, che sono il fulcro e il centro di aggregazione di tanti altri, di accrescere questo movimento teatrale, naturalmente. E un augurio e un bocca al lupo a tutti. Si sollevano il polverazzo, ricchia bello, ricchia bello, ricchia bello, e si inficcia di sotto. Il 9 contro 11, il Ragusa passa il turno di Coppa Italia battendo per 1-0 il noto di Angelo Galfano per la seconda volta nel giro di 3 giorni ed accede ai 16esimi di finale di Coppa Italia. Giocare sin dall'inizio in 10 uomini significa avere un gran carattere, carattere che l'hanno dimostrato già in 3-4 partite, quindi il merito va ai ragazzi. Innanzitutto noi in questo momento ci godiamo questo momento e questa vittoria che hanno fatto i ragazzi sia in 10 che in 9 uomini. L'Agropoli è una partita dove va presa con le giuste e dovute attenzioni, dove sono sicuro che i ragazzi troveranno. Aspettavamo un noto che si riscattasse con la partita di domenica, però effettivamente sono venuti con juniores, ma poi hanno sostituito con i titolari, pare che non ce l'hanno fatta. Quindi noi abbiamo giocato una partita con i ragazzi per provarli un po', poi c'è stato un ritrovato Foderaro, il primo gol in campionato, ci ha fatto piacere anche per lui, così ha trovato il suo spirito da giocatore. E con questo voglio aggiungere un applauso, vanno a tutti i ragazzi. Questa squadra sta trovando il gruppo, sta trovando il sistema, sta trovando il gioco, riempiono tutti gli spazi, si capiscono, questo fa pensare e fa anche un po' sognare. Si sogna, domenica c'è l'Agropoli, la mette a soli 3 punti. Sì, appunto, domenica stiamo lavorando per questa partita, è una partita importante, e quindi cerchiamo di riflettere, di concentrarci con questa gara, perché questa gara dice tantissimo per andare avanti.